Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del Volto del Ring, dove andremo ad analizzare la puntata di WWE SmackDown del 4 settembre 2018. Puntata che inizia subito con Daniel Bryan e Brie Bella al centro del ring, intervistati da Renee Young sui fatti della faida contro The Miz e Maryse. E gli viene quasi subito mostrato un filmato risalente a prima dell'inizio della puntata di SmackDown, quando l'arena era ancora vuota, e al centro del ring The Miz e Maryse hanno preso il microfono in mano e hanno invitato Daniel Bryan e Brie Bella a raggiungerli sul ring per anticipare lo scontro di Hell in a Cell, in modo da poter regolare subito i conti anticipatamente. Ma ovviamente, essendo l'arena vuota, Daniel Bryan e Brie Bella non erano lì presenti, e dunque The Miz e Maryse ne hanno approfittato per schernirli dicendo che non si erano presentati poiché erano dei grandi codardi. Dopo questo video qua, il collegamento ritorna sul ring e Daniel Bryan e Brie Bella a loro volta replicano alle accuse dicendo che in realtà i codardi sono The Miz e Maryse, poiché sostanzialmente li hanno provocati, invitati a salire sul ring quando l'arena era vuota e quindi loro non hanno potuto sentire le loro accuse e la loro sfida, e quindi non si sono potuti presentare. Quindi codardi sono loro. Quindi Daniel Bryan e Brie Bella invitano The Miz e Maryse a presentarsi lì sul momento a SmackDown per regolare i conti finalmente faccia a faccia. Però Renee Young gli avvisa del fatto che The Miz e Maryse se ne sono già andati via dall'arena. E subito dopo vengono interrotti dall'arrivo di Andrade Cien Almas e Zelina Vega. E Andrade, ancora furioso dopo gli eventi di settimana scorsa, se vi ricordate c'era stato un match a coppie miste proprio tra Andrade e Zelina contro Daniel Bryan e Brie Bella, e dicevo, Andrade prende il microfono e invita Daniel Bryan ad affrontarlo subito in un match uno contro uno sul ring. Match che inizia subito, match lungo, interessante, avvincente, molto combattuto, vinto da Daniel Bryan in modo pulito, e subito dopo il match Brie Bella si vendica dell'aggressione di settimana scorsa attaccando e mettendo KO Zelina Vega al centro del ring. Subito dopo, sul Titantron, appaiono The Miz e Maryse, che gli comunicano del fatto che all'inizio puntata, durante l'intervista con Renee Young, non si erano voluti presentare sul ring poiché risentiti del fatto che Daniel Bryan e Brie Bella, quando erano stati invitati da loro quando l'arena era vuota a presentarsi sul ring, non si erano presentati. Dunque, gli hanno detto sostanzialmente che dovranno attendere fino ad Hell in a Cell per avere uno scontro contro di loro, e dunque non potranno più avere possibilità di incontrarsi. Subito dopo abbiamo un nuovo segmento con Daniel Bryan e Brie Bella nel backstage, che si apprestano a raggiungere The Miz e Maryse in un ristorante italiano. Sì, poiché nel video precedente sul Titantron i due super cattivi gli avevano comunicato di essere lì a mangiare cibo italiano. Dunque, ci sarà uno scontro al ristorante? Chi lo sa, vedremo. È molto interessante come cosa, staremo a vedere. Dopodiché abbiamo un'intervista doppia in due stanze separate tra Charlotte Flair e Becky Lynch, le quali ancora una volta continuano a gettarsi odio reciprocamente l'una verso l'altra. E alla fine di questa intervista doppia viene finalmente ufficializzato il match tra le due ad Hell in a Cell per il titolo femminile di SmackDown. Subito dopo abbiamo un match tra Naomi e Peyton Royce, l'ennesimo match tra Naomi e le Iconiche, in una faida veramente interminabile. Il primo match di questa faida l'ha vinto Peyton Royce. Poi abbiamo avuto settimana scorsa Naomi contro Billie Kay, e ha vinto Billie Kay. Questa settimana di nuovo Peyton Royce, che però non è riuscita a vincere nuovamente, e
e ha perso in un match molto breve, quasi uno squash match, contro Naomi, che subito dopo aver vinto il match viene picchiata dalle due iconiche, e proprio nel momento in cui stavano per metterla definitivamente KO, arriva Asuka, che dopo lunga assenza arriva rabbiosa per aiutare l'amica Naomi e mette da sola KO le due iconiche e le costringe alla fuga. Dunque, dopo questo segmento, penso che in futuro avremo un match 2 contro 2 per far sì che le quattro possano finalmente regolare i conti una volta per tutte. Poi abbiamo un segmento nel backstage dove The Miz e Maryse tornano all'arena, probabilmente poiché erano scappati dal ristorante italiano, avendo saputo che stavano per essere raggiunti da Daniel Bryan e Brie Bella. E i due, ovviamente facendo finta di niente, si presentano appunto nel backstage andando da Paige dicendole che vogliono affrontare Daniel Bryan e Brie Bella lì a SmackDown. Però Paige gli comunica che i due beniamini del pubblico non sono presenti all'arena poiché se ne sono andati via prima. Però avvisa The Miz del fatto che avrà un match il cui avversario ancora non si sa, e qualora lui si rifiutasse di combattere, lui e sua moglie non si sarebbero più dovuti presentare a SmackDown. In seguito abbiamo poi un segmento dove abbiamo R-Truth che scambia Maryse per Carmella. E da lì Maryse si indispettisce, ha un diverbio con R-Truth, poi arriva The Miz che prende le parti della moglie e sembra sfidare apertamente R-Truth ad un match sul ring. Allora sarà R-Truth l'avversario misterioso di The Miz oppure no? Staremo a vedere nel corso della puntata. Successivamente abbiamo un promo di Samoa Joe che si presenta al centro del ring per continuare a infierire su AJ Styles nominando la moglie come sempre. Comunica al pubblico del fatto che AJ non è presente all'arena poiché ha raggiunto la famiglia per una grigliata, per un barbecue. E diciamo che Samoa Joe se la tira dicendo che la moglie di AJ lo deve ringraziare del fatto che ha rispedito AJ a casa, perché così finalmente AJ si è riunito alla sua famiglia. E dopo Hell in a Cell, quando avrà sconfitto e preso il titolo WWE dalla vita di AJ, appunto AJ potrà tornare in modo definitivo a occuparsi della sua famiglia a tempo pieno. Ma subito dopo questa frase appare AJ sul Titantron che risponde subito alle accuse di Samoa Joe. E immediatamente dopo risuona la musica di AJ sull'arena e arriva a sorpresa, furioso come non mai contro Samoa Joe, lasciando intendere che quello che aveva detto Samoa sul fatto che AJ era ritornato dalla sua famiglia fosse una bugia. Dunque AJ arriva, corre per arrivare sul ring in preda alla furia, parte una rissa furibonda tra lui e Samoa Joe. I due se ne danno di santa ragione, sia dentro che fuori dal ring. Grande gomitata dinamica dalla cima dei gradoni d'acciaio all'esterno del ring da parte di AJ ai danni di Samoa Joe. Poi AJ imbraccia una sedia, cerca di colpire violentemente Samoa Joe come fece a SummerSlam, ma stavolta l'atleta samoano lo schiva e AJ colpisce in pieno il palo esterno del ring con la sedia, però non si arrende, vuole nuovamente riprendere il pestaggio furioso contro Samoa Joe, ma stavolta viene interrotto dagli arbitri mandati da Paige sul ring per fermare i due e dividerli per evitare ulteriori scontri, dato che i due si devono già affrontare a Hell in a Cell e dunque bisogna evitare qualsiasi contatto tra i due, onde evitare gravi infortuni che possano pregiudicare il match del pay-per-view. Passiamo
Passiamo dopo ad un promo dove Arthur incontra Carmella nel backstage e le riferisce di alcune frasi ingiuriose nei suoi confronti che gli avrebbe raccontato Maryse. Dunque Carmella, fortemente risentita, dice ad Arthur che lo vuole accompagnare sul ring per affrontare The Miz e poter avere un confronto anche con Maryse e vendicarsi delle parole ricevute alle spalle dalla moglie di The Miz. E quindi viene poi annunciato che il main event della puntata sarà appunto R-Truth accompagnato da Carmella contro The Miz accompagnato da Maryse. Passiamo poi ad un match valevole per la semifinale del torneo tag team, gli Usos contro i Sanity contro Rusev e Aiden English. Chi vince affronterà i The Bar settimana prossima nella finalissima per decretare i number one contenders per i titoli di coppia contro New Day ad Hell in a Cell. Match molto lungo, interessante, avvincente, molto molto bello, vinto da Rusev e Aiden English proprio grazie all'aiuto di quest'ultimo, che permette a Rusev di eseguire un grande calcione ai danni di uno dei fratelli Uso e poter vincere il match. Dopodiché arrivano i The Bar che si presentano sullo stage per avvisare i due membri del Rusev Day del fatto che settimana prossima se la vedranno nella finale del torneo tag team. Passiamo poi al main event, però prima del match tra The Miz e Arthur abbiamo un promo in cui The Miz e Maryse continuano a parlare male di Daniel Bryan e Brie Bella, li invitano nuovamente a salire sul ring per avere un confronto, ma ovviamente i due beniamini del pubblico se ne sono andati per raggiungerli al ristorante italiano, quindi non si sono potuti presentare. E dunque The Miz e Maryse nuovamente hanno accusato Daniel Bryan e Brie Bella di essere dei codardi. Dopodiché vengono interrotti dall'arrivo di Arthur e Carmella e quindi ha finalmente inizio il match del main event. Match che contro ogni pronostico si è rivelato lungo, interessante e avvincente. Arthur ha fatto uno dei suoi migliori match di tutta la sua carriera probabilmente, ha combattuto da grande guerriero contro The Miz e proprio nel momento in cui The Miz stava per eseguire la sua mossa finale ai danni di Arthur arrivano Daniel Bryan e Brie Bella che distraggono The Miz, il quale viene schienato con un roll up da Arthur che vince alla grande il match con lo stupore di tutto il pubblico presente nell'arena. Successivamente, in seguito alla vittoria di Arthur, Daniel Bryan e Brie Bella attaccano The Miz e Maryse, ma proprio sul più bello arrivano Andrade Cien Almas e Zelina Vega che aggrediscono Daniel Bryan e Brie Bella, i quali subito dopo reagiscono e passano al contrattacco e intrappolano i due super cattivi messicani in una doppia yes lock e sotto gli occhi di The Miz e Maryse che se ne stanno fuggendo sulla rampa Andrade Cien Almas e Zelina Vega cedono sotto la yes lock doppia dei due beniamini del pubblico. Si chiude qui con questo grande finale, questa bella puntata di SmackDown e si chiude qui questo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e vi lascio in descrizione il video delle analisi di WWE Raw di un paio di giorni fa e vi lascio anche il link del video in cui vi parlo del perché secondo me NXT è migliore di Raw e SmackDown. Il video termina qui, appuntamento al prossimo video. Ciao!